Ma devo dire che è stata una scelta molto sofferta. Ho ritenuto di appunto, lasciare il Partito Democratico proprio perché non mi riconosco più in quel partito in cui ero entrato e non ne condivido più né il merito né il metodo. E ho voluto aspettare l'approvazione della legge elettorale proprio per il rispetto del mio ruolo istituzionale, che mi imponeva di mettere da parte quelli che erano i miei convincimenti, i miei sentimenti, per rispettare il mio ruolo. E quindi questo è stato fatto e per tutta la mia vita ho sempre rispettato le istituzioni e l'indipendenza delle istituzioni e continuerò a farlo. Ecco. Questo posso rassicurare tutti e continuerò il mio ruolo di Presidente del Senato. Presidente, ma da uomo delle istituzioni forse magari qualcuno gli chiedeva di fare un gesto forte prima, no? Proprio non condividendo, lei ha parlato di strappo istituzionale in alcuni casi, non condividendo quello strappo, ma intendendolo come una forzatura. Da uomo delle istituzioni forse magari sarebbe stato interpretato meglio la sua uscita prima Allora, dell'approvazione. è O c'è un proprio, intervento di no. Mattarella che in È qualche modo. proprio il rispetto delle istituzioni. Io ho informato della mia decisione tutte quante le cariche istituzionali, come si può ben comprendere, perché non lo apprendessero soltanto dalle agenzie o dalla stampa. E comunque, il fatto che il Presidente del Senato, che rappresenta tutta quanta l'Assemblea, vede passare una legge elettorale che è stata redatta in un'altra Camera e che ha deciso anche per il Senato, senza poter nemmeno discutere o cambiare una virgola, beh, questo io penso che è una sorta di sofferenza e di violenza che ho sentito di rappresentare io personalmente. E quindi adesso procederemo. Non ho ritenuto di farlo prima, proprio per, come ho detto, perché rispetto l'indipendenza del ruolo istituzionale.